Quarto appuntamento per sbizzarrirci ancora di più con questa tecnica dell'out of bound. Ho scelto questa immagine per arrivare al risultato che vedremo e naturalmente, come al solito, ognuno avrà le proprie e si dovranno poter adattare a questo tipo di intervento che sto per far vedere. Ci apriamo la nostra solita finestra dei livelli, quindi finestra livelli. Ci prendiamo il lazzo poligonale, se non è visibile, lo ripeto, basta tenere cliccato e lo troviamo nell'elenco che spunta. Potrebbe trovarsi lo strumento lazzo semplice, a noi interessa il poligonale. Iniziamo con il descriverci quella, la prima parte di immagine che servirà a mantenere inalterato il contenuto principale. Quindi mi creo una finestra, una selezione con una dinamica in prospettiva, modifica, copia e modifica, incolla, il solito per crearci la nostra area, Ctrl V oppure se vogliamo lavorare a tastiera. E questo sarà il contenuto principale. L'intento, come al solito, è di farne uscire una parte e dare quella sensazione di uscita dalla fotografia. Ci applichiamo uno stile di livello provvisorio, servirà a farci lavorare meglio, quindi livello, stile livello, smusso effetto rilievo e lasciamo i parametri così come sono. Questo ci serve a vedere l'area interessata e aiutarci a lavorare meglio. Riattiviamo ancora il livello di sfondo e generiamo un ulteriore riquadro. Questo per crearci una seconda parte che servirà a sdoppiare, a creare un effetto doppio di uscita. Lo previsualizziamo qua, quindi sarà questo primo riquadro che abbiamo selezionato prima e questo secondo che invece fungerà da seconda immagine, secondo riquadro in uscita dal precedente. Come prima, Ctrl-C, Ctrl-V per copiare e incollare, lo portiamo sopra a tutto il resto e anche qua applichiamo uno stile di livello, sempre per vedere fin dove arriva e per aiutarci a lavorare meglio. Quindi livello, stile livello, smusso effetto rilievo. Confermiamo. Se nascondiamo un attimo lo sfondo, vediamo quali saranno le parti in evidenza, quelle che contengono interamente l'immagine e naturalmente sarà in questa zona per questa immagine che andrà selezionato quella parte di automobile che uscirà dal nostro quadro. Quindi, come nel tutorial precedente, attiviamo il livello di sfondo, lo duplichiamo e lo convertiamo in bianco e nero, un bianco e nero semplice, non ci servirà al fine dell'immagine, ma per poter lavorare meglio applicando la maschera di livello, quindi con regolazioni, immagine, regolazioni, tonalità, saturazione, desaturiamo completamente, questo per avere, ecco, l'immagine in bianco e nero e permetterci di lavorare meglio con la maschera di livello per poter selezionare con più facilità. Poi cestineremo questo livello. Ingrandiamo il quadro il più possibile per permetterci di lavorare bene, per applicare la nostra selezione e naturalmente riuscire a coprire come si deve tutte le parti correttamente. Se disattiviamo un attimo, vediamo dove sarà la parte da selezionare, riattiviamo, clicchiamo in basso questa iconcina qui per la maschera di livello, invertiamo il colore da colore di primo piano nero a bianco, scegliamo un pennello naturalmente adeguato al lavoro che dobbiamo fare. Ricordiamoci metodo diffusione normale, opacità e flusso al 100% e iniziamo a colorare, quindi a selezionare la nostra parte di macchina che uscirà, di automobile che uscirà dal quadro. Al solito io vado veloce, non sarò precisissimo perché non è
Per me è necessario ottenere un risultato perfetto, quindi il pennello un po' più grande per le aree più ampie e ridurremo poi la sua dimensione per lavorare al meglio nelle zone più piccoline e applicare il colore come si deve. Come al solito, se sbagliamo, se usciamo dalla parte che dobbiamo selezionare, invertiamo i colori di primo piano e sfondo e recuperiamo la parte che è uscita. Quando abbiamo finito, di colorare con la nostra maschera veloce, diamo un'occhiata cliccando sull'iconcina per verificare che la selezione sia fatta bene, sia abbracci come si deve quello che dobbiamo selezionare. Fatto questo, possiamo cestinare il livello bianco e nero e lo trasciniamo qua nel cestino. Attiviamo invece il livello di sfondo colorato e quindi la selezione sarà sulla stessa parte di prima. Ctrl-C e Ctrl-V ancora, quindi modifica, copia, modifica, incolla. Chiedo scusa, un passo indietro. Dobbiamo invertire la selezione, mi era sfuggito, perché quando utilizziamo la maschera veloce, quello che coloriamo non è la parte selezionata, ma tutto ciò che non sarà selezionato. Quindi selezione inversa. Ecco che adesso sì, abbiamo soltanto questa parte qua, quindi Ctrl-C e Ctrl-V. Ecco la nostra parte di automobile selezionata che esce dal quadro. Possiamo a questo punto cestinare gli effetti degli stili di livello, li prendiamo e li portiamo nel cestino, nei due livelli, quelli che ci servivano per evidenziare le parti e aiutarci a lavorare meglio. Portiamo più in alto, nella parte più alta, la parte di autoselezionata e applichiamo un bordo in entrambe queste due cornici. Quindi attiviamo il primo quadro che abbiamo fatto, clic con il destro, seleziona pixel. Con il colore di primo piano bianco, modifica, traccia, assegniamo, proviamo naturalmente per vedere e per valutare se ci piace. Quindi provo con uno spessore di 10 pixel, confermo, questo per dare un filettino bianco e che servirà ad aiutarci e ad evidenziare ancora di più l'effetto. Deselezioniamo con Ctrl-D, attiviamo l'altra parte che avevamo ritagliato, clic con il destro, seleziona pixel, modifica traccia, anche in questo caso sempre con il bianco e con lo stesso spessore, e confermiamo. Ecco, questo è un po' come se fossero due immagini che si intersecano una con l'altra. Deselezioniamo e cancelliamo con la gomma, un pennello normale, anche se non è sfumato, la parte dietro perché il nostro effetto sia efficace. Ampliamo il quadro, se con i nostri tagli abbiamo poca aria intorno, come si dice in gergo, ci prendiamo la taglierina senza nessun valore impostato qua nei campi e allarghiamo il quadro in base alle nostre esigenze. Questo ci porterà ad avere una inquadratura più ossigenata, meno sacrificata. Applichiamo anche adesso delle ombre ai nostri livelli, sempre per aumentare questo effetto. Quindi ci spuntiamo il primo grande livello, stile livello, ombra esterna e regoliamo a piacere, come al solito, l'effetto. Quindi ci giostriamo con i cursori, la direzione della luce, distanza, estensione e dimensione. Sarà sempre questione di gusti personali. Io adesso tendo a allargarla un bel po' perché sia evidente questo effetto. E confermo. Se mi piace questo stile applicato, lo posso copiare. Ci clicco su con il tasto destro, copia livello, copia stile livello, vado in quell'altro e applico sempre con il destro, clicco, incolla stile livello. Quindi lo stesso identico sarà applicato anche nella parte
in questo altro livello. In questo terzo livello invece voglio creare un'ombra, anche se innaturale il fatto che si proietti dall'altra parte, quindi nella parte piccola che era stata selezionata. Seleziona pixel, livello, stile livello, ombra esterna. In questo caso voglio che l'ombra sia proiettata verso sinistra, cosa che non riusciamo a fare se adesso proviamo ad applicare, tenderà ad avere lo stesso orientamento delle precedenti che abbiamo applicato. Se invece togliamo questa spunta da USA luce globale, ci permette di orientare la luce per questo singolo livello, quindi di portarla, di orientarla come vogliamo noi, svincolandosi dagli altri due. Ecco che anche qua dimensione, attenuazione e estensione saranno dosati per la nostra esigenza e confermiamo. Per finire ci creiamo un nostro sfondo personalizzato, quindi attiviamo il livello di sfondo, ci creiamo un livello vuoto nuovo sopra e proviamo con bianco e nero o con altri colori, una sfumatura o qualcosa che ci possa valorizzare e piacere per come sfondo alla nostra immagine. Si possono fare diverse prove, si possono valutare diverse soluzioni e fermarsi quando il risultato è quello che ci soddisfa. Salveremo in formato PSD per mantenere tutti i livelli aperti, poter riaprire, rilavorarci, rielaborare o continuare il lavoro se non l'abbiamo finito. Faremo livello, unico livello e salveremo in JPEG o in TIFF se, quando la nostra immagine sarà finita e completa.